Vado? Mi fai una prova audio, per favore? Una prova audio ti dico che devi parlare. Ah, ok. Pensavo stessi parlando con me. No, è solo che... Ok. Ciao, sei su QBTV? Seguici su Facebook, Instagram, YouTube e sul nostro sito qbtv.it. Ciao, sono Giorgia, una studentessa fuori sede. Vivo qui a Parma da novembre scorso e studio giornalismo. In triennale ho studiato lettere e ho deciso di proseguire verso le parole, verso l'informazione. Se penso al mio luogo del cuore, mi viene in mente l'aula D nel chiostro di Via d'Azeglio, perché in quell'aula l'anno scorso, quando l'università era ancora in presenza, abbiamo iniziato un laboratorio, il laboratorio di Parma Sofia, dove è nato un progetto che ancora oggi va avanti. Questo progetto è un web magazine, si chiama Salgo al Sud, che coinvolge sia i ragazzi che partecipavano al laboratorio di Parma Sofia che nuovi ragazzi che come me studiano giornalismo. È un contenitore che ci permette di metterci in pratica con la scrittura e insomma cominciare a realizzare quello che sarà il nostro futuro sogno. È un contenitore che ha diverse sezioni, quindi abbiamo una sezione che si occupa delle recensioni, una sezione che si occupa di cultura e società e soprattutto ci chiediamo cosa succede al di là del mondo, quindi abbiamo in questo nostro web magazine una sezione a sud del mondo, oltre ad affrontare argomenti di attualità. E questa è l'aula dove ogni mercoledì con i miei compagni, il prof Gabriele Balestrazzi, ci ritrovavamo per insomma coordinare le nostre idee e quindi appunto il nostro professore Gabriele Balestrazzi, accorgendosi di avere di fronte ragazzi che prevalentemente provenivano da fuori Parma, fuori regione, quindi studenti fuori sede, ci ha dato lo spunto per iniziare questo percorso, questo progetto, iniziando a parlare delle nostre tradizioni. Ad oggi Salgo al Sud non è soltanto un contenitore di luoghi e tradizioni, ma racconta l'attualità, quello che succede quindi a sud del mondo e propone anche delle recensioni. La nostra redazione è una redazione che vede a capo Sofia e Raffaele che cercano di coordinarci, poi ci sono io che sono una editor affiancata da Giulia e poi ci sono le social media manager Valentina, Cristina e Maria Cristina. E ad oggi, data l'importanza comunque di questi social, stiamo cercando di allargare un po' questa redazione anche agli altri ragazzi che vogliono occuparsene e quindi niente, noi ci crediamo, è anche un modo per passare del tempo con i miei vecchi compagni dell'università, molti di loro hanno lasciato casa e quindi il nostro giorno è il venerdì alle 9 dove su Teams ci vediamo per fare la nostra riunione di redazione e quindi è un bel modo per condividere ancora il percorso dell'università che per molti di noi sta per finire ma che comunque va ancora avanti. QBTV.